Ciao ragazzi, bentrovati sul canale di Total War Games Italia. Continua la campagna cooperativa con Roma e Siracusa ad Hannibal Hut Gates con Sirius 21 che vi parla e il grande Ricky Ross. Ciao a tutti. In questo momento è il suo turno. Abbiamo giocato un turno in più rispetto a quello che avete visto nella scorsa puntata, nell'ultimo video. Gli insubri hanno conquistato Genova, poi c'è uno scambio di schermaglie fra Veneti e Boi. Si sono praticamente scambiati le regioni perché i Boi sono andati a conquistare Patavium mentre i Veneti andavano a conquistare Placentia. Quindi l'armata che avevo mandato io nel territorio dei Boi l'ho Ready riportata for indietro, battle. visto che adesso Placentia è di una fazione con cui sono neutrale, ex mia alleata. Ho ricostituito le mie Ready legioni for e battle. marcio We verso il hunger for battle. territorio degli insubri per riconquistarlo. In compenso, il mio esercito è finalmente arrivato in Italia, Dove vicino sei? a Ecco, Tarracina. vediamo se troviamo il nostro amico. Eccolo qua, l'esercito degli appestati. Adesso non è che mi diffondi la peste in tutta Speriamo, l'Italia, eh? sarebbe una sfortuna tremenda dopo i primi 10 turni di campagna. Potremmo già dire di averla Com'è persa. ridotto l'esercito degli appestati? Beh, ancora le truppe le hai. Ah, non così male, dai. Pensavo peggio. Tutto sommato, Speriamo non duri ancora per te molto. la puoi cavare. Provato a farmi alleati sanniti, ma Mi piace molto questa rifiutano. cosa che al sud Italia il tempo è asciutto, sereno. Poi ti sposti a nord e vedi che nevica. L'implementazione delle stagioni da questo punto di vista, secondo me, è bellissima. Sono Basta fatto alleato volgere lo con sguardo a Emporia. sud, spostarsi un po' avanti e smette di nevicare, giustamente. Ecco qua, arriva in Sicilia e c'è un inverno mite. Come fai a rifiutare un accordo commerciale? Allora, i Sanniti mi avevano tolto l'accordo commerciale, il mio cliente comincia a battere i pugni. Sono riuscito a, sganciandogli dei soldi, a rifarmi l'accordo commerciale con loro. Ora, spero che tu riesca Invece hanno a farteli rifiutato anche alleati. 1.500 offerte in soldi. Se Però mi sono prova. fatto un patto commerciale con i Massesi e un'alleanza difensiva con Emporie. Prova magari. Se ti servono soldi potrei anche sganciarti qualcosa io. Vediamo se riesci a convincere Ma mi i infastidisce Sanniti ad dargli così aiutare. tanto. Quanto vuoi dargli? Dai, ti posso dare. Ti restituisco i soldi che mi hai dato il turno prima. E per l'alleanza militare, non lo so, Prova potrò con offrirgli anche difensiva, no? 2.000. Prova con E difensiva. prima hanno rifiutato 2.000. Tu cos'hai con loro, Difensiva con i mi Sanniti? fastidisce. L'accordo commerciale e il patto di non aggressione. Quindi il prossimo passo sarebbe difensiva. Quanto Sì. puoi offrirgli? 4.000. Prova con 3.000, No, poi ti finanzio 4.000 è più. io. Prova con 3.000, vedi se sui 3.000 accettano. Cioè, su 3.000 dicono bassa. No, perché questo migliorerebbe, lo status. L'amicizia reciproca fra tutti. Prova. 3.003 moderata. Faccio questa proposta. Se la rifiutano, Tanto ti finanzio io, dai. hanno rifiutato. Basta. Prova un po' di più, ti finanzio io, non c'è problema. 1.400 ce li ho al momento, te li posso anche dare. Tanto io ora vado a conquistare. Spero di andare a conquistare Genova. Va tutto Visto bene, l'ultimo tentativo, diciamo, esatto. nella seconda puntata. Meglio nella seconda parte della prima, perché la prima l'abbiamo divisa in due. Cosa dicono i miei simpatici clienti Cioè, sanniti? 3.800 rifiutano. No, Ultimo ti rifiuto tentativo, di dai, più. No, sgancia no, non gli do 4.000, dai, 4.200. No, mi rifiuto. sgancia 4.000. Passo il turno. Passi il turno, allora sei proprio taccagno. Sei veramente taccagno. Ma no, ma non mi posso chiedere così tanto. Per poi un'alleanza difensiva. Non vedo male Guarda per gli Massilia. Però allobrogi, ce n'ha guarda una gli bella. allobrogi a Massilia. C'è delle belle unità, dai, Credo io che gli allobrogi credo nella sua resistenza. abbiano fatto un po' il sederino. Vabbè, c'hanno ancora un'armata, la guarnigione. Emporium, alleanza militare, Vai, accettiamo. vai, vai, vai. Più amici siamo e meglio è. Sì, esatto, già siamo in difficoltà. Che è successo? Gli insubri si sono spostati. Ho visto che si sono allontanati da Genova. In compenso, visto che Massilia ha cacciato via gli allobrogi. Allora,
disordini a Pisaurum, diffondi tensione culturale, quindi c'è un agente nemico che rompe un po' le pelotas. Posso reclutare? Sì, posso reclutare un agente. Allora, questo che cos'è? Questo è un druido. Un druido? Sì. Vediamo com'è la situazione culturale in questa regione che condivido con gli etruschi. Qui c'è una nuova cultura, la cultura italica. Allora, questo turno mi sa che lo dedico a reclutare agenti. Sto guardando le caratteristiche di queste spie che ho a disposizione. Ce n'è una che ha un raggiro già abbastanza sviluppato. Meno 5 al costo di esecuzione delle azioni. Questa è una cosa che mi piace. Eccola qua. Oh, dopodiché a Pisa, nel turno precedente, che non abbiamo registrato, ho cancellato, ho tolto la fattoria, perché purtroppo qui la cultura predominante è degli etruschi e quindi c'è un grosso scontento di natura proprio culturale. Allora cerchiamo di tenercela buona. Di tenercela buona, costruiamo un tempio. Ma soprattutto mettiamo qui, se possiamo reclutarlo, un campione. Sì, ce la facciamo, abbiamo giusto i soldi per farlo. Che tra l'altro poi il campione è utile anche per l'addestramento militare. E mi piace questo qui che ha più 30 all'addestramento militare, meno 3 al mantenimento delle unità e più 4 al morale. Reclutiamolo, mi faccio fare un po' di esperienza qui e poi lo usiamo, diciamo, in fase offensiva. Allora, vediamo, i Veneti credo che riescano forse a riprendersi Patavium, forse. Intanto vediamo se troviamo quell'esercito degli Insubri, giusto per capire dov'è. Con la mia spia, eccolo qua l'esercito degli Insubri. Vabbè, io sul lato est, dalla parte di Pisaurum, sono abbastanza difeso, quindi potremmo quasi riprenderci Genova. Corsica e Sardinia, sovrappopolazione. Dovrei cominciare a sviluppare la Corsica, la Sardegna. Il rapporto di costruzione mi dice che ho migliorato. Darsene altare di Minerva. Truppe arruolate. Alleanza negoziata fra Emporium e Siracusa. Allora, proviamo un ultimo tentativo con i Veneti, anche se so già cosa stanno per dirmi. No. Greetings, Claude Palmus. Niente, patto di non aggressione ovviamente non ci stanno. Bene, allora, andiamo con i miei alleati invece. Allora, Massilia è un mio alleato difensivo. Emporion è un tuo alleato militare. Sì. Dal turno precedente. Ma sì, alleato difensivo anche tu. I am honored to receive you. Di fare un'alleanza militare. No, massa. Ok, grazie, è stato un piacere. Discussione molto proficua. Greetings, friend. Greetings. Alleanza militare con Emporio, bassa anche con loro. Vabbè, basta, come non detto. Roma è simpatica per tutti, nei confronti di tutti, devo dire che i Masesti sono schiacciati da Cartagine. Mi sa di aver capito dove sono andate l'armata, le armate di Cartagine, che non vedevamo più. Esatto, ma andiamo al dunque. Io direi che ce ne andiamo a conquistare la simpatica Genova per la quarta volta nei primi quattro turni. Volta, esatto, ci riproviamo. Ma io ci vado con entrambe le legioni, chi se ne frega. Poi anche e lasci Pisa scoperta. Ma anche se dovessero arrivarci, c'è un ponte, qualcosa dopo, se mai potrei anche, vediamo, facciamo una cosa. Io lascerei quella più piccola indietro. Assalto a Genova. Non c'è nessuno. 5 unità. Eppure vengo dato sfavorito, non so perché. Questa mi sa che la dobbiamo combattere manualmente, perché no, c'è da qualche parte un esercito, la gloria di Epona. Credo che siano da qualche altra parte. Non li vedo forse. Li vedo, ma ci sono. Gli altri sono i lupi. Saranno nella zona scura che non vedo. E che facciamo? Proviamo l'azzardo o
o avvicina anche l'altro esercito. Sai, non vorrei, perché volevo fare un'imboscata Già a... prima ci abbiamo messo 4 turni a Sì, riprenderci. volevo fare una bella imboscata a questi... allobrogi, qua chi cavolo sono? Sì, insubri, che cavolo dico anch'io. Volevo fare un'imboscata agli insubri, magari piazzandomi qua, nella speranza che loro scendendo, tornando indietro. Tornando indietro passassero vicino alla Che foresta. dici, la vinciamo questa battaglia? Non riesco a vedere il bilancio delle forze. Facciamo una bella cosa. Proviamo un azzardo anche questa volta, dai. Puntiamo tutto Ancora. sull'assalto al centro città. Ma sì, dai, sbarazziamoci È anche vero dell'esercito che di stavolta abbiamo guarnigione. l'artiglieria che l'altra volta Abbiamo non aveva. l'artiglieria, abbiamo gli oplite pesanti, abbiamo i principi. Insomma, se non ce la facciamo, meritiamo il pubblico ludibrio, direi. Perché Meriti. Cioè, la merito? scelta è tua, io non Meritiamo. vedo mai. Vabbè, salvata la partita, andiamo a combattere, via. Ah, due eserciti. Vabbè, uno è la barca Vabbè, della quelle sono soltanto le guarnigione. barche, la barchetta, dai, chi se ne frega. Ce la Soldati facciamo, rossi dai, fuori dalla ottimismo! porta. Sì. Ottimismo, ce la facciamo. Ottimismo, ti ricordo che l'ultima volta eri lì. Ecco, l'abbiamo persa. La prima puntata. Che Adesso. figure. È iniziato così e... Allora, eccoci qua. Eccoci. Eccoci arrivati, il centro città lo dobbiamo conquistare subito, di gran corsa, quindi facciamo così. Ti cedo qualche unità per pararmi le spalle dovessero arrivare loro. Non si sa bene da dove Ti sbucano. cedo la mia cavalleria. Ti do anche questi veliti. Ma sì, ti do anche gli opliti etruschi, una di opliti etruschi te la do. Allora, queste te le cedo. Vediamo un po'. Io mi piazzo qua e vado subito all'attacco. La barista però la tolgo dal gruppo. Per me, quando vuoi, possiamo cominciare. Io attaccherò Sì. subito da questa direzione principale, diciamo, dalla strada di Io la qua. Adesso cavalleria la tengo lì, nel caso faccio il giro da dietro. io non so, secondo me loro dovrebbero arrivare da questa parte, però ora staremo a vedere. Tu magari fai questo giro qui, anche coi fanti, fai questo giro da qui Sì, ed esatto. entri, da questa parte. Non facciamo giri lunghi, tanto sono pochi loro. Quando sei pronto, andiamo. Ci sono. Ok, via. Io corro verso il centro senza aspettare. Sì, io sto facendo il giro da Stonehenge, diciamo. I rinforzi nemici si stanno avvicinando. Abbiamo Da anche i dove? proiettili esplosivi. Le baliste adesso hanno i proiettili esplosivi, bonus contro la fanteria. Dice che arrivano da questa parte. Eccoli, sì. Eccoli Sì. qua. Beh, ma noi dovremmo arriviamo prima di loro. Sì, penso. Ok, io ho già individuato il nemico e comincio a tirare con la balista. Proiettile Io esplosivo, bonus attacco con la contro la cavalleria gli fanteria. schermagliatori che sono dietro. Vai di balista. Li hai visti? Te ne ho individuati altri. Sì. Non so perché la mia balista sta facendo il giro del mondo, ce n'è una che gira al contrario. Vabbè. Oh, le prime esplosioni. Le mie truppe sono qua tutte radunate in maniera scompossolata. Stanno Non so neanche arrivando, sono vedere dove qua, sono. dove ho disegnato la freccia. Provo a spottarli con la cavalleria mercenaria. Intanto io tiro di tutto. Cavalleria leggera, 68 unità. Provo a attaccare spontaneo. Allora, sì, 3 io unità, sto sono 3. andando con gli schermagliatori. Con la balista tiro sul generale.
Io ho ingaggiato la loro cavalleria che sta arrivando. Devi fare il prima possibile che non so qua quanto lo regge. Eccomi, due aree in azione. Il nostro generale è sotto attacco. Ritiro la cavalleria. Sta arrivando la fanteria, rischio di perderla tutta. Mi sa che qui la situazione è abbastanza tranquilla, fra poco arrivano i loro. Ecco gli obliti etruschi. Quindi, sembra che ci siamo, sono tutti in fuga. Ok. Da dove arrivano loro? Dritto da sopra. Noi? Da sopra? Ok. La cavalleria ormai è bloccata là in mezzo. Dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Quanto ci vuole per bloccare la... Allora, ritirati qua dietro. Occhio alla fanteria, occhio alla fanteria tua che... Stavo bloccando il passaggio. Io sto arrivando da dietro con gli obliti mercenari etruschi. Occhio laggiù, non farti cogliere di sorpresa oltre Stonehenge. Ecco che arrivano. Di là un'unità di obliti, però bloccano tutta la strada, quindi... Io quasi quasi metto i triari a quadrato. Fai ritirare gli astati, occhio che sono più deboli. Ok. Fai ritirare dietro gli astati, dietro. Siamo gli obliti. Fai tornare indietro, tanto ci sono i triari. Mi muovo dietro i princeps. Esatto. Tanti triari tengono il campo. Io do l'attacco con tutti. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Centro l'abbiamo. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Bello scontro qui. Io sto prendendo da dietro. Una delle nostre unità ha usato tutte le... Sto facendo più morti tra i miei che tra i loro. Bellissimo. Questo attacco della catapulta. Ah, la catapulta, beh, lei attacca per i fatti suoi. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Vabbè, la battaglia mi sembra abbondantemente vinta.
Sì, la cavalleria che mi rimane sta subendo. All'assalto, ok, è vinta. Va bene, e questa ce la siamo giocata bene. Che fatica. Dovremmo avere anche sterminato il loro esercito di rinforzo. Poche le perdite. La cavalleria che ha sofferto all'inizio. Questa è andata bene. Sì, sì, è andata bene. Abbiamo persi solo 491. Ci siamo ripresi la città. Ora con quell'altro esercito provo a fare un'imboscata. Bah, mi hai fatto perdere un po' di equites. Comunque per questa volta ti perdono. Ma hai neanche perso l'unità completa, dai. Abbiamo, sì, dimezzato un po' le forze di quell'esercito lì. Comunque, è andata decisamente bene. Sì, non penso dovrà riprendersi subito. No, vabbè, adesso riprenderlo non dovrebbe riprenderlo. Non dovrebbe riprenderla subito la città, insomma. Adesso... partita, battaglia completamente di segno opposto rispetto a quella di prima. Per fortuna oserei dire. Per fortuna, proviamo a distruggere tutto. Il centro città non si distrugge come si faceva prima, come si faceva nella gran campagna. Mi è piaciuto quel posizionamento di Triari a quadrato in mezzo alle truppe nemiche. Sì, diciamo che sul loro arrivo. Allora, qui c'è un 65% di possibilità di fare un'imboscata. Allora, dovrebbe funzionare, voglio sperare. Spero che funzioni, mi metto qui. E ci mettiamo in modalità imboscata. Vediamo se funziona, potremmo anche reclutare. No, non abbiamo soldi, quindi non reclutiamo niente. Mercenari, volevi? Dimenticavo che sono senza soldi. Sul lastrico. Praticamente sì, diciamo che guadagno 736 per turno, non è che si è messo esattamente bene. Sì, dobbiamo migliorare un po' la situazione economica, perché adesso abbiamo tante truppe. Qui non tanti so mercenari. Non so i veneti cosa riescono a fare. In un certo senso preferirei quasi che gli insubri prendessero Placentia, perché a quel punto me la vado a prendere anch'io. Tra l'altro qui ho un'armata che costa parecchio mantenerla, quindi... che almeno faccia qualcosa di utile. Eh sì, spero proprio di sì. Mettiamo la spia qui, così vediamo cosa riesce a vedere. Non capisco a Patavium, forse i veneti si riprendono Patavium, ma... è tutto da vedere. Per il momento... salvo velocemente. E ti passo la palla. Dov'è il tuo esercito di appestati? Sempre là, vicino a Terracina. Io guardavo un esercito di etruschi per sbaglio. Oh, si sono ripresi, finalmente. Miracolo. Habemus Exercitum. Forse. Due turni fino al ripristino totale. Per fortuna. Stiamo migliorando, dai. Tanto ho anche assoldato qualche unità di cavalleria mercenaria per darti una mano. Puoi non dire che non sono generoso. Purtroppo gli introiti sono molto condizionati dalle stagioni. Qui sento molto il ritorno da te, non so perché. Adesso no, okay, sentivo la mia voce che ritornava da te. No, dicevo, gli introiti sono condizionati in questo momento dall'inverno, perché prima guadagnavo più di 1000 per turno, adesso guadagno 700. Io ho 1200, adesso 900. Quindi. Eh sì, è l'inverno che riduce gli introiti. Però anche soldati mercenari, quindi anche quello ha aiutato le mie casse. Ecco, dai che si muovono anche i cartaginesi. Mi sa che adesso qualche mercenario lo sbologniamo, però, eh. Battono in ritirata, avranno vincoli perso. Poi. Avranno vincoli perso. Poi. Ecco, eccolo, ecco. Ci cascano. No, non ci cascano, mi hanno visto. Mi hanno visto. Sì, 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 male. Mi hanno visto e... brutto segno. E mi attaccano, esatto. Che dici, la risolviamo automaticamente? Ho di nuovo un forte ritorno da te, non so perché. Eppure non ho le casse, quindi non dovresti sentire nulla. Allora, per vincerla la vinciamo. L'unico problema è...
le forze rimanenti. Io questa cosa quasi la risolverei automaticamente. Potremmo anche salvare, cioè teniamo per la prossima puntata, volendo. E allora questa la mandiamo in onda la prossima volta. Va bene, ci salutiamo su questo scontro, magari lo combattiamo personalmente alla prossima partita, vediamo di perdere tutta l'armata. Adesso non so perché il computer qui mi dà favorito, però sarei tentato di risolverla automaticamente. In effetti quelle truppe lì non è che mi piacciono tantissimo. Comunque lo scopriremo come andrà nella prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.